Dopo i weekend dedicati ai recuperi, l'FC Matese per risalire la classifica incontra un cliente abbastanza scomodo come il Castelnuovo Vomano, che manifesta in pieno l'interesse di confermarsi tra le prime posizioni. Il signor Dorillo della sezione di Torino, a capo della terna arbitrale per il club matesino, sono arrivati saluti di Negro e Menicucci e di tesseramenti dell'ex difensore dell'Olimpia Agnonese Cassese, l'attaccante proveniente dal Caldiero Terme, Luis Fabian Galesio. Per la cronaca, i locali si fanno preferire nelle prime battute di gioco. Abré calcia dal limite, ma manca di precisione. Calcio di punizione al 17° dalla corsia di destra. Costantino in elevazione spedisce alto, ancora i matesini ad essere propositivi dopo una giocata di Abré, girata di testa di Galesio che non riesce a dar forza, e Natale para in tuffo. Calcio di punizione in favore dei teramani dal limite, proprio con Di Ruocco ci pensa la barriera a proteggere Palombo. Altra situazione da fermo al 40°, destro al veleno di D'Egidio sulla respinta di Palombo, marcatura annullata per posizione irregolare. Primo tempo che si chiude con un calcio piazzato di Barone sul primo palo, fa buona guardia Natale. Seconda parte di gara con la regia di Antonio Di Perna, l'episodio al 16°, cross di San Severino, Barone in maniera irregolare su Fagioli, l'arbitro indica il dischetto dal quale Di Ruocco sceglie una soluzione rasoterra e spiazza Palombo per lo 0-1, reazione immediata dei campani al 23°, pimpante acrobazia di Abré dal limite, da applausi la risposta di Natale che si riconferma in giornata super. Alla mezz'ora cala però il gelo sul Ferrante per mano di Stefano Di Ruocco, che con un gesto tecnico ammirevole realizza lo 0-2, la sua doppietta personale che taglia di fatto le gambe ad un Matese stordito che si fa rivedere dalle parti di Natale con Abré intorno al 33°, la cui battuta a rete viene deviata in corner dalla retroguardia ospite. 36°, tentativo dal limite di Barone, pallone che scavalca la barriera ma non impensierisce l'estremo difensore del Castelnuovo. Nel secondo minuto di recupero Porrini del Vomano, membro della barriera, resta la corsa del pallone con il braccio, scorrettezza che gli comporta il doppio giallo e lascia il Vomano in 10. Calcio di rigore per il Matese che trasforma il nuovo acquisto Galesio, un gol che serve soltanto a rendere meno amara la sconfitta per la compagine di Piedimonte, che spera di invertire la rotta già da domenica prossima in trasferta contro il Cinzia Albalonga. Quinta vittoria in 7 gare invece per il Castelnuovo Vomano, prossimo avversario del Campobasso per una sfida al vertice. Una bella vittoria, importante anche per la classifica, no? Sì, non so cosa intendi tu per la classifica. Perché... La vostra classifica? No, dico perché per noi sia importante per la classifica, perché sicuramente questa vittoria siamo molto contenti per come è venuta, per come l'abbiamo ottenuta, ma i punti che ci servono, questi sono punti che ci servono a noi per gli obiettivi che ci siamo prefissi all'inizio del campionato, che è quella di una salvezza tranquilla. Di restare in categoria. Noi dobbiamo rimanere in categoria, siamo una squadra molto giovane, e ripeto, siamo contentissimi di questo tipo di prestazione, che oggi con 6 fuori quota in campo, i ragazzi credono in quello che fanno, si allenano sempre al massimo e la domenica poi ottengono i frutti del lavoro settimanale, e gli devo solamente dire grazie e bravi per quello che stanno facendo. Si aspettava un Matese più pericoloso? Non mi aspettavo una squadra che dice, so che è difficile venire a giocare qui. Beh, poi, ho vinto quasi tutti. No, però è sempre un campo difficile dove io ho visto per esempio la partita con la Briglia, e anche la Briglia ha avuto le sue difficoltà per pareggiare questa partita. Però è un campo e ha dei giocatori caratterialmente molto forti, e se noi non siamo bravi a pensare solo esclusivamente a giocare la partita e ci lasciamo andare magari dietro agli avversari, sicuramente correremo qualche rischio in più. Secondo lei sull'azione del rigore, che poi è stata l'azione fondamentale della partita, lei ha potuto vedere dalla panchina, secondo lei il rigore era giusto o non era giusto? Il rigore è nettissimo, ho sentito il rumore della gamba, ma tutti quanti hanno detto anche loro, il rigore era sì, nettissimo. Anche dalla tribuna stampa a noi è apparso netto il rigore. No, nettissimo. Sì, sicuramente lì la partita ha preso una piega diversa da quella che... perché era in netto equilibrio prima di quel rigore, lì l'ha fatto pendere dalla nostra parte. Bene, grazie mister. Prego.